Condanna a 7 anni e 6 mesi. È questa la richiesta della PM Eleonora Fini a carico di Andrea Piazzolla, il factotum di Gina Lollobrigida scomparsa il 16 gennaio scorso. L'accusa è quella di circonvenzione di incapace. Secondo il pubblico ministero, la diva sarebbe stata confusa, fragile ed isolata, con una chiara compromissione decisionale di cui l'imputato si sarebbe approfittato. In pratica, Piazzolla avrebbe messo in atto dal 2013 al 2018 una sistematica spoliazione dei possedimenti dell'attrice, sottraendo complessivamente diversi milioni di euro, oltre a beni come quadri e cimeli. Un'altra novità affiorata nel corso della discussione è che degli appartamenti, gioielli e conti correnti per un valore di oltre 10 milioni di euro non sia rimasto quasi più nulla nell'asse ereditario di Gina. La difesa, al contrario, sostiene che l'intero processo sarebbe stato influenzato dal mondo mediatico, che avrebbe pronunciato un giudizio anticipato di colpevolezza nei confronti dell'imputato, il quale invece le avrebbe dedicato 12 anni di vita in un rapporto di devozione assoluta ed incondizionata, quasi un sacerdote del culto della Lollobrigida, che grazie a lui si sarebbe goduta la vita fino ai suoi ultimi giorni. Piazzolla rimane tranquillo per tutto il corso dell'udienza, anche dopo la richiesta di condanna a suo carico, in un gioco continuo di sguardi con i figli della star. La data in cui finalmente sarà emessa la sentenza definitiva è stata fissata al prossimo 5 ottobre.